Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Si chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030. È il processo partecipativo di indagine per analizzare come si realizza l'offerta culturale della nostra regione. Un percorso voluto dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale, che parte ufficialmente con la presentazione che si è tenuta al cinema La Compagnia di Firenze. Il percorso servirà anche ad approfondire le regole che disciplinano lavoro, organizzazione e finanziamento di progetti, con momenti di verifica e confronto con operatori, rappresentanti sindacali e istituzioni del settore. Un percorso che intende quindi ascoltare i protagonisti del settore e analizzare lo stato dell'arte, individuando un'adeguata programmazione delle politiche future. Siamo molto contenti, oggi parte il percorso degli Stati Generali della Cultura in Toscana, si chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008 mi sembra, o 2012, compie otto anni, ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti. Insomma, un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, e ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio, quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana e anche cercando di dare risposta specifica ai lavoratori di questo settore delicato. Non per nulla con noi nella grande barca degli Stati Generali sono i sindacati maggiori, i sindacati regionali che hanno lavorato alla sezione del questionario dedicata al lavoro e che ci aiuteranno a leggere anche in filigrana i risultati che verranno da quel fronte. Sono molte le cose che vorremmo dire, è un settore che ogni giorno ci rivela davvero una quantità di dati, di notizie di cui non siamo perfettamente consapevoli. Uno degli obiettivi è anche quello di davvero innescare un cambio di mentalità anche nei nostri cittadini, che imparino a valutare questo settore come un settore di lavoro. Molto spesso si dice una battuta agli artisti, viene detto sì, ma di lavoro che cosa fai? Ecco, noi vorremmo che fare l'artista in Toscana fosse un lavoro vero, fosse com'è davvero e fosse riconosciuto da tutti e che non si dovesse più pensare soltanto alla dimensione dell'offerta culturale come ricreazione. Ecco, il culturale è lavoro, è industria, è ricchezza, è sviluppo del territorio. No, non so nulla tranne quello che anche voi avete visto, ma credo che un vice sindaco assessore alla cultura sia un segnale di attenzione, come lo è per noi un presidente assessore alla cultura. Infatti la ragione per cui gli Stati Generali sono necessari in Toscana è che un cambio di strategia è la ragione per cui il presidente Giani si è tenuto la delega, cioè avere un presidente assessore significa mettere le politiche della cultura al centro. Allo stesso modo, per tornare alla domanda, un assessore vice sindaco è segno che le politiche culturali sono al cuore delle strategie di investimento sul territorio da parte di un'amministrazione comunale in quel caso. Noi siamo il braccio operativo della Regione Toscana in molti campi di attività, in particolar modo quello della promozione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, quindi questo è stato un apparentamento automatico, ci siamo ritrovati subito allineati in questo percorso. Lo abbiamo accompagnato e lo accompagneremo nei prossimi mesi su sollecitazione in particolar modo del Consiglio regionale, della Commissione Cultura che lo ha ideato, perché ci sentiamo in grado appunto di ideare e supportare con la nostra linea digitale, di comunicazione digitale, l'idea guida di ricercare, ecco, la matrice
dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali, e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici, il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali. Ne abbiamo trovati due in particolare, sono quanto ne sai per esempio in tema di finanziamenti europei, quanto ne sai in tema di art bonus. È una sorta appunto di autovalutazione per capire se lo strumentario, la cassetta degli attrezzi di cui le imprese culturali sono già dotate ha bisogno di un rafforzamento, oppure se siamo già, e in Toscana io credo che il modello ha già dei notevoli passi avanti, se siamo già dotati appunto di una qualificazione minima che consente a queste imprese di lavorare con sempre maggiore incisività con gli strumenti che il mondo della cultura e dei finanziamenti culturali mette a loro disposizione. È un momento importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi, ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. Io credo che sia più nel settore lavorativo, perché c'è molta precarietà e anche stipendi piuttosto bassi, direi. Quindi bisogna cercare di lavorare su quello, ci stanno lavorando anche a livello nazionale, poi vedremo di riuscire ad arrivare a delle situazioni anche insieme ai sindacati che possano aiutare effettivamente il mondo dello spettacolo e in generale della cultura. L'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili l'impatto della cultura sul PIL e sull'occupazione, almeno 2% diciamo del PIL è imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo, c'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali, la cultura contribuisce a creare tutto questo. Dibattito in Consiglio regionale sul rigassificatore di Piombino, con il presidente Eugenio Giani che risponde ad un'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega sull'istanza di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto. Il presidente in aula ha ribadito come non sia accettabile una concessione a Snam della durata di 25 anni e la Toscana indica che il sacrificio per Piombino dovrà essere per un periodo transitorio di massimo 3 anni. Anche Landi dell'opposizione ricorda che occorre portare rispetto a quello che il Comune ha dato e alla Regione e allo Stato in termini di lavoro e territorio. Presidente Giani, nella sua veste di commissario per l'opera del rigassificatore nel porto di Piombino, continua a nostro avviso a sbagliare. Lo fa perché adesso sta facendo il gioco delle tre carte con la durata del tempo di questa concessione che Snam dovrebbe avere per posizionare il rigassificatore
ed avere la concessione sia sul porto che come offshore fuori dal porto di Piombino. Si è sempre parlato di 2-3 anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel Golfo di Follonica come offshore, quindi parlare di questi anni, 2-3, la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Giani ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né 3 anni né 3 giorni. Ma questa vicenda di Piombino in questi aspetti sta raggiungendo il grottesco. In questo caso Landi, persona che assolutamente io stimo, ma che è il portavoce dell'opposizione, esponente della Lega, chiede a me qual è il cronoprogramma. In questi giorni sui giornali, su più giornali, è apparso che la sottosegretaria della Lega, Gava, ha pubblicato quello che è il suo cronoprogramma, che prevede che a marzo la nave di rigassificazione sarà già nel porto di Piombino. Delle due l'una, o si separino, perché nello stesso partito dicono due cose totalmente diverse, o altrimenti si incontrino, così che Landi può avere risposta dalla sottosegretaria sul cronoprogramma. Io su Piombino l'ho detto in questi giorni e lo ripeto, fino a che Snam non modifica quello che è la proposta di istanza per il posizionamento del gasificatore, che finora in data 29 giugno ha formulato dicendo di chiedere l'autorizzazione per 25 anni, formulazione per me inaccettabile, che ho rimandato al mittente, perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord del porto di Piombino, quella nave 25 anni non ci può stare, ci può stare al massimo 2-3 anni per poter sopperire a questo periodo, il periodo diciamo di maggiore drammaticità, di emergenza da un punto di vista del gas, per in questi 2-3 anni costruire una ulteriore piattaforma offshore, come c'è a Livorno, come c'è nelle altre due piattaforme che ci sono in Italia, cioè a 10-12 chilometri dalla riva, e lì rendere stabile per il corso del periodo che arriva a 25 anni la vita del rigassificatore. Ma finché non si scioglie questo nodo preliminare in cui Snam accetta che nel porto di Piombino ci può stare al massimo 3 anni, le altre cose e il cronoprogramma per me non sono oggetti da esaminare. Noi continuiamo a pensare quello che pensiamo dal primo giorno, cioè che una città come Piombino, che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica, e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione, cioè mare e turismo, non possa subire l'onta di una nave petroliera, metaniera, di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per 3 anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino Ferrari sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il governatore Giani, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura, però, spero, per una volta confido nel governatore Giani, ma ho paura che l'aver accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa dal governo e da chi vuole quell'impianto. Quindi temo, Giani fa bene oggi a porre criticità, ma purtroppo io credo che avrebbe fatto meglio a porle prima di accettare il ruolo di commissario. Io credo che oggi Giani sia in una posizione dalla quale difficilmente potrà fare retromarcia e potrà evitare in qualche maniera questo scempio che è già stato deciso a tavolino. Mi auguro che Giani voglia sostenere, accodarsi e abbracciare la protesta del sindaco Ferrari, ma soprattutto dei cittadini di Piombino, ed evitare l'arrivo della nave metaniera. Regione Toscana, il Consiglio regionale.